Questa è la manita dell'Inter, ne parliamo tra pochissimo. Prima, Super Spot. Eccoci qui, siamo tornati. Super Spot velocissimo. Kevin, è stata un Inter, mi dicevi prima, anche a telecamere spente, perfetta, come non la si vedeva, non dico da tempo, perché anche con la Lazio è stata un'ottima Inter, però così a San Siro, con questo livello, con questa qualità, era effettivamente un po' di tempo. Allora, faccio una premessa, nel senso che il Genoa ha giocato in settimana col Milan, quindi sicuramente ha pagato un po' di, a livello di freschezza e di energia, però è stata una giornata direi perfetta, perché al di là del risultato è stato fatto un turnover dove tutti hanno potuto trovare spazio, hanno brillato anche chi magari di solito è meno impegnato, sia Gagliardini, João Mario, Dalbert ha fatto una buona partita, lo stesso D'Ambrosio, Lautaro Martinez non ha trovato il gol, ha ricevuto pochi palloni, ma si è dato da fare, ha lavorato per la squadra, quindi sta acquisendo minutaggio. È chiaro che poi in più ci aggiungi il fatto che nessuno si è infortunato, Nainggolan l'ha fatto entrare negli ultimi minuti della partita per giustamente farlo ritrovare quell'atmosfera e poi farlo ritornare in campo un paio di minuti nell'ottica penso della partita col Barcellona, addirittura ha trovato il gol. Sei riuscito ad esprimere un buon gioco con un atteggiamento propositivo, un'organizzazione in campo che ti ha permesso anche di impedire di concedere occasioni da gol del Genoa che non ha saputo creare chiare occasioni da gol. Direi una giornata perfetta. Sì, direi proprio di sì, Piero, considerando anche la ritrovata vena realizzativa di Gagliardini, che sembrava un corpo estraneo, uno dei più contestati ai tifosi dell'Inter, forse l'unico che mancava un po' all'appello dopo aver ritrovato anche João Mario all'Olimpico con la Lazio. Insomma, è un Inter che secondo te può far paura anche in una situazione, diciamo, superiore alla semplice qualificazione in Champions League. All'Inter, per come sta interpretando in questo momento il proprio gioco, il proprio campionato, è una squadra che deve avere paura solo di se stessa, non può pensare di temere le altre squadre, soprattutto se ha questa continuità. Spalletti è riuscito a dare sicuramente quella grinta, quella spinta alla squadra in modo tale da trovare autostima e soprattutto sta ritrovando giocatori che fino all'anno scorso erano giocatori destinati a cambiare casacca. Credo che la prestazione anche di Gagliardini stessa sia importante anche in chiave nazionale, perché ritrovare un giocatore come lui, un giocatore che ha fatto benissimo con l'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, aveva fatto bene all'inizio della sua esperienza all'Inter, poi non si capisce la motivazione, è sparito un pochettino dalle preferenze degli allenatori. E oggi con Spalletti credo che Gagliardini abbia probabilmente trovato la sua collocazione, la sua connotazione tattica e se questa è, diciamo, così un pochettino l'antipasto di quello che può essere il campionato che potrà disputare anche Gagliardini stesso, credo che l'Inter abbia trovato un giocatore importante in questo momento che possa veramente tornare utile sia all'Inter stessa ma anche alla nazionale. Ho preferito parlare di Gagliardini perché è un talento del nostro calcio. L'avevamo quasi dimenticato, soprattutto perché non trovava la possibilità di esprimersi con continuità. Io credo che quest'Inter, così come l'ha costruita Spalletti, così come in estate sono arrivati dei giocatori importanti che oggi magari fanno panchina, però domani possono essere i titolari di quest'Inter. Beh, credo che i tifosi nerazzurri possano stare tranquilli, soprattutto quando ritrovi anche giocatori come João Mario, grandi campioni, potenziali inespresso, che oggi invece stanno facendo grande l'Inter. L'Inter può essere probabilmente l'antagonista numero uno della Juventus. In questo momento, per come sta giocando, bisogna vedere se questo rendimento sarà tale da qui alle prossime settimane. Eh sì, c'è grande curiosità, tra l'altro Gagliardini e João Mario, prima Kevin citava anche D'Albert, sono tre giocatori che non fanno parte della lista UEFA per quanto riguarda la Champions League, eppure in campionato da oggi hanno dimostrato di poter essere estremamente utili. Né contento né felice di questo anche Luciano Spalletti,
Chiara, cosa ha detto l'allenatore dell'Inter? Sì, proprio in merito a Brozovic e João Mario, l'allenatore dell'Inter dice queste parole: io recupero poco, nel senso che vado a lavorare facendo degli allenamenti in cui si deve andare a prendere quello che deve essere il modo di andare in campo e guardo le qualità che i calciatori ti mettono a disposizione. L'anno scorso, quando ho fatto giocare Brozovic sul tre quarti, era bravo ugualmente. Ora si sta calando in quello che è questo ruolo qui. Lui era convinto che spostare la palla banalmente fosse un difetto e invece vuol dire andare ad assumere una tattica differente. Il gioco poi diventa più facile per tutti, andando ad evidenziare le qualità personali. In allenamento la palla viaggia meglio con più frequenza, quando gestisci la palla in sicurezza così è chiaro che la squadra ha meno pressione sulla linea difensiva. Io cerco di tenere in considerazione tutto e tutti. È chiaro che poi ci deve essere una sola intenzione, quella dei risultati dell'Inter: fare un gol, fare un passaggio, che fare gol a un compagno deve essere la stessa soddisfazione. Poi per quanto riguarda invece la partita contro il Barcellona, dice che sicuramente un buon momento ti dà un contributo maggiore e sembra che la mia squadra sia cresciuta dal punto di vista caratteriale. Poi gli chiedono qual è l'errore non commetterete martedì rispetto all'andata. Dice: dare il pallino del gioco in mano a loro, a San Siro dobbiamo giocarla, a farla girare. Loro ci salteranno addosso perché l'altra volta hanno visto che abbiamo avuto difficoltà a cercare l'intensità. Sono curioso di vedere come ci comporteremo. Ora la squadra cerca più l'area di rigore, fa sempre parte di quel comandare il gioco che si diceva prima, che ti permette di salire come squadra. Oggi la partita è stata fatta nella metà campo avversaria e quando fai così si è più vicini all'area di rigore. Poi bisogna vedere che spazio si è liberato e giocarci con qualità. Ora è più facile perché si vede che lo riconoscono. E poi gli chiedono infine come ribaltare il possesso palla del Barcellona. È impossibile andare a togliere questa qualità a loro, sono anni che costruiscono e vanno a comprare calciatori che hanno quella qualità lì. Un giocatore del Barcellona lo metti in una squadra che ribalta l'azione, fa fiammate e va in difficoltà. Poi quando si liberano gli spazi hanno giocatori che verticalizzano veloci. Allora Kevin, immaginiamo un mondo dove Spalletti si dimette e il nuovo allenatore dell'Inter è Kevin Coelho. Deve affrontare il Barcellona. Perché? Immagino, tu sei l'unico allenatore qui presente, adesso non so. Immaginiamo. Se Piero si diletta anche in quest'altro lavoro, tra le mille mansioni che occupa nella sua vita. Come affronteresti il Barcellona? Prima di tutto, a livello mentale, quello che cercherei di trasmettere è una tranquillità, perché questa partita, che tu lo vuoi o no, la giochi in casa, non hai niente da perdere, lo ripeto, perché tu non fai la gara col Barcellona, è una gara bonus. Hai dimostrato all'andata in casa loro che eri presente, che potevi metterli in difficoltà. Quindi la prima cosa che cerca di fare è di tranquillizzarli, di farli capire che a livello anche della consapevolezza dei propri mezzi sono capaci di fare anche grandi imprese, pure contro questo Barcellona qui, che non è più, continuo a dirlo, rimane una grandissima squadra, ma non è in questo momento il Barcellona di Guardiola, che era rodato, che aveva una filosofia secondo me veramente da conquistatori, da anche a livello di transizione, di atteggiamento e poi di qualità dei singoli, Henry e Eto'o. È imbattibile questo Barcellona. Questo Barcellona è forte, ma non è imbattibile, nel senso che pure in Liga stanno dimostrando che comunque anche le squadre che lottano per non retrocedere mettono in difficoltà questa squadra. No, ovviamente non è classico. Da ci mancherebbe, non è da prendere sotto gamma, ci mancherebbe. Seconda cosa, poi ci mancherebbe, Spalletti conosce lui i giocatori, sa chi è più in forma, chi di meno, ma ti devi affidare ai giocatori che in questo momento ti stanno dando di più. È chiaro che oggi hai fatto tanto turnover, ma hai giocato contro un Genoa, ripeto, che era stanco. Ognuno ha saputo far vedere la sua propria professionalità perché si è fatto trovare pronto, ma la realtà è che la squadra titolare è quella che si è presentata comunque a Barcellona, ossia la linea 4 con Asamoah, con Versalico, con Versalico, con De Vrij, Skriniar in difesa, in mezzo al campo lo stesso Brozovic, Vecino stanno facendo bene, hanno trovato continuità sia nella collaborazione in termini offensiva che nella collaborazione della fase di interdizione. Un Politano, direi in questo momento, che è il giocatore anche più in forma di questa Inter, assieme ai Cardi a livello di rendimento, perché ancora oggi è stato straordinario. Forse Berzic manca ancora un po' all'appello, no? Però lui è un lavoratore silenzioso, nel senso che magari per 60 minuti lavora per la squadra e nel momento che conta è un giocatore che nell'uno contro uno che conta ti fa la differenza.
Perché ti vado a sottolineare quell'aspetto lì? Perché il grande giocatore, il top player, non è solo quello che fa bene nel momento di forma, è anche quello che nei momenti più di difficoltà o di calo, perché la stagione è fatta di momenti positivi e negativi, anche nei momenti di cali sa dare contributo e sa mettere la sua classe a contributo a disposizione della squadra. Infine direi Mauro Icardi in questo momento, non solo per i suoi gol ma per le sue movenze, è un giocatore che deve giocare e ripeto, stiamo giocando in casa, devi giocare per vincere. Un punto può anche bastare, pari, obiettivamente, un disastro, ma poi, se noi facciamo l'errore magari di pensare giochiamo il pari, rischi di perdere, giochiamo per vincere, poi se poi c'è la possibilità alla fine di portare a casa un punto va bene, ma intanto giochiamocela 50-50. Piero, Spalletti dice giochiamocela con il Barcellona provando a comandare il gioco, però provi a comandare il gioco con una squadra che è praticamente sinonimo di comandare il gioco come il Barcellona. Come la vedi questa sfida, come te l'aspetti? Lui sta motivando e fa bene, la squadra a fare qualcosa di più rispetto a quello che in questo momento sta dando. Allora, un conto è la nostra Serie A, dove oggi giochi contro il Genoa, giochi bene, fai 5 gol, vieni da una serie di risultati importanti consecutivi che ti hanno permesso di salire in classifica. Un conto che vai ad affrontare il Barcellona. Sono due competizioni differenti, dove l'Inter sta ritrovando il sapore della Champions, dove l'Inter sta ritrovandosi come società di rango nella competizione di eccellenza più importante che ci sia nel nostro continente, dove l'Inter ha bisogno di ritrovarsi con i successi importanti che contano in Champions League. E io credo che in questo momento il Barcellona possa rappresentare questo salto di qualità, alzare l'asticella proprio nei risultati. Il Barcellona non è imbattibile, non è un Barcellona che faccia paura, è il Barcellona che comunque a livello internazionale, a livello di Champions League in ogni caso, è una squadra che gioca un grande calcio, ma sicuramente quest'Inter, se dovesse giocare la migliore Inter, con la migliore prestazione, io credo che l'Inter possa spuntarla e anche vincere. Non è utopia questa, questo è il calcio. Perché se vai a mettere insieme il rendimento dell'Inter B e il rendimento dell'Inter A, in questo momento hai un organico fortissimo, dove hai ritrovato Brozovic, hai un Icardi che fa tanti gol. Se ritrovi anche João Mario nelle competizioni internazionali, vuol significare che quest'Inter può avere tanto. È vero, non è presente nella lista. Però dagli ottavi potrebbe essere inserito. Quindi tutto sta in questo momento a capire la testa dei giocatori dell'Inter com'è. Se questi ragazzi in questo momento riescono a capire che sono all'altezza di battere il Barcellona, io credo che quest'Inter faccia veramente il colpaccio. Se poi invece vai in campo e hai il timore riverenziale del Barcellona, quel punto lì può finire male. È finita male per il Genoa nella partita di oggi, era finita male anche con il Milan nel turno infrasettimanale, nel recupero della prima giornata. Insomma, non sta andando benissimo questa nuova versione di Juric in rosso-blu. Chiara? No, Fernando, hai ragione, non sta andando assolutamente bene la nuova avventura di Juric sulla panchina del Genoa. Queste le parole del tecnico, dice: non abbiamo avuto energie sufficienti per competere contro l'Inter dopo due gare impegnative, eravamo giù anche a livello emotivo, abbiamo regalato i primi due gol dopo alcuni minuti positivi, adesso dobbiamo resettare subito senza fare drammi. La crescita dal mio arrivo è stata continua, ma oggi non eravamo in grado di affrontare l'Inter al meglio. Si sono sentito preziosi? Abbiamo analizzato con tutta calma la partita, con le cose positive e quelle negative. Ripeto, non eravamo pronti ad affrontare l'Inter. Piontek in panchina, aveva bisogno di riposare un po'. Abbiamo scelte obbligate in alcuni ruoli perché non siamo coperti. Piontek aveva bisogno di entrare a gare in corso, ancora senza gol con me. Abbiamo affrontato Juve, Milan e Inter, sono tutte squadre di alto livello. Io comunque credo tanto in lui e adesso guardiamo avanti che ci aspettano altre gare impegnative. Ha ragione Juric quando dice che il calendario sicuramente non l'ha aiutato, che Juventus, Milan e Inter sono tre delle formazioni top del campionato di Serie A. Kevin, però, insomma,
veramente remissivo Juric, quasi con le mani alzate questa conferenza stampa post partita. Non eravamo pronti per affrontare l'Inter, quindi come se sapesse già all'inizio di perderla questa gara. Sì, dichiarazioni un po' arrendevoli, però bisogna dare retta, nel senso che il calendario sicuramente non è dei più semplici, quando giochi contro queste squadre qui, Juve, Milan, Inter, non è facile. Diciamo che io rimango più perplesso, nel senso che senza togliere niente a Juric, io rimango ancora sorpreso, diciamo così, del cambio perché, di allenatori, perché sicuramente quando c'era Ballardini il Genoa, al di là della prestazione in campo, aveva anche questa capacità di dare certi risultati. Piontek era un giocatore che aveva una certa continuità. Il fatto che oggi non segna più e che il Genoa sia meno organizzato non è il fatto che Juric sia meno capace, non c'entra niente, è semplicemente il disfatto che quando cambi allenatore ci vorrà sempre un po' di tempo per far sì che i giocatori aderiscano alla mentalità e al modo di lavorare dell'allenatore. Quindi in questo momento credo che il Genoa sta pagando questo cambio, perché ci vuole tempo per trasmettere tutto quello che sono le filosofie e le direttive di Juric. Pagherà, perché Juric sicuramente ha le competenze per fare bene anche col Genoa, l'ha fatto vedere anche in precedenza, ma ci vorrà tempo però. E sicuramente questo tipo di partite, Juve, Inter, Milan, non ti aiuta, perché soprattutto all'inizio, quando tu hai bisogno anche di costruire una certa fiducia, ti servono dei risultati. Oggi purtroppo non ci sono, quindi non è una situazione mentale facile, ma sono convinto che con l'andare del tempo e del calendario, che si farà magari un po' più semplice, diciamo così, anche se non ci sono mai partite semplici in Serie A, ma più semplici sulla carta, sono convinto che il Genoa potrà tirare fuori la testa dell'acqua. Sì, è chiaramente una possibilità.